avrò l'onore di vestirmi nel camerino di Edoardo. Questo per me è fondamentale, ma questo è giusto una cornice. Sì, sono talmente felice perché io sono molto legato a questa città. Ogni volta, ovunque vado, io dico che il napoletano deve lasciare un sorriso. Dopo aver vinto lo scorso anno il premio come miglior album strumentale ai Los Angeles Music Awards ed aver ottenuto il riconoscimento della città con la medaglia consegnata in una cerimonia a Palazzo San Giacomo, il giovane compositore napoletano Stefano Gargiulo ha presentato oggi il suo primo concerto di musica classica contemporanea che si terrà giovedì prossimo 22 ottobre al Teatro San Ferdinando. Un concerto completamente gratuito, aperto al pubblico, alle associazioni e alle scuole del territorio che Stefano ha voluto regalare alla sua città d'origine, in collaborazione con gli assessorati ai giovani e alla cultura. Sul palco anche il maestro Gianni Efkirian e l'orchestra San Giovanni. Questa possiamo definirla una musica più di confine, perché prende sia elementi dal classico, sia dalla musica, diciamo, più popolare, che anche soprattutto dalla musica da film. Ci sono varie influenze, quindi è un concerto, diciamo, un tipo di musica che guarda vari generi. Un grande talento che in un teatro meraviglioso della sua città, il San Ferdinando, finalmente potrà esprimersi e quindi contribuirà, come noi ragazzi dobbiamo contribuire, a quella costruzione di una città forte da un punto di vista culturale, produttivo, artistico, e che sia la culla per eccellenza dei suoi talenti, soprattutto se giovani. Io stessa, che oggi sono in modo così privilegiato, impegnata con un incarico così importante come assessore della mia città, sono stata una ragazza che ha mandato una mail al sindaco, una mail anzi un po' piccata. Noi ragazzi, quanta rabbia, anche inquietudine, quante ingiustizie sentiamo sulla nostra pelle. Dobbiamo però trasformare questa rabbia e anche questo senso di impotenza rispetto ad una città che sembra non accoglierci in qualcosa di positivo, in qualcosa di costruttivo, e quindi oggi a Napoli chi ha una buona idea deve assolutamente contattare le istituzioni, contattare il comune, ma anche quelle culturali e artistico, e finché ci saremo noi ci sarà sempre non la porta aperta ma spalancata, perché chi merita deve avere spazio, e questo non è soltanto una cosa bella che si fa per Stefano, è una cosa bella che si fa per tutti, perché se Stefano, un artista con il suo progetto musicale, musica classica contemporanea, si esprime nella nostra città, che è la sua città, a vincere e a guadagnarne siamo tutti quanti noi. Io spero che possa catturarvi il cuore, semplicemente perché la musica, io non sono bravo a parlare, riesco a trasmettere, spero, quello che sento attraverso le note musicali, quindi spero che suscita almeno un applauso, per me è già gratificante.